Considerato uno dei migliori talenti classe 94 del mondo, capelli alla Fellaini, alto 1,86 m per 65 kg di peso, è turco, si chiama Salih Uçan, centrocampista del Fenerbahce. Bucaspor nell'estate del 2012 per 1,5 milioni circa. I gialloneri lo hanno strappato alla concorrenza di Valencia, Manchester City e Rubin Kazan. Arrivato al Fenerbahce, Uçan è stato inserito inizialmente in seconda squadra prima di fare il suo esordio in Superliga con la maglia dei Canarini. Nella stagione 2012-2013 colleziona in campionato 10 presenze e 3 gol, due dei quali contro l'Orduspor, esibendosi con un pallonetto meraviglioso. Gökhan'da bindirmeyi yaptı. Ceza sahası. Kayıt arkaya bıraktı. Soli aldı. Aşır Tavuruz kaleye. Muhteşem bir gol. Mükemmel bir gol. Akıl dolu bir gol. Nella stessa stagione colleziona anche 7 presenze e un gol in Europa League, arrivando a giocarsi la semifinale contro il Benfica, perdendo al ritorno per 3-1. In estate Uçan partecipa al Mondiale Under 20, disputatosi proprio in Turchia. Con la sua nazionale non va oltre gli ottavi di finale persi contro la Francia, che poi vincerà il torneo. Uçan mette comunque in mostra il suo talento, confermandosi come uno dei migliori in circolazione nel suo ruolo. Gioca 4 partite e realizza un gol contro El Salvador. Cenk, süratli. Cenk hakiminden kurtuldu. Cenk ceza alanında. Cenk'in pası. Gol pozisyonu. Salih ve gol. Salih ve gol. 9. dakika. Türkiye 1, El Salvador 0. Salih Uçan. Uçan ha praticamente giocato in tutte le rappresentative giovanili del suo paese. Il 15 novembre 2013 è arrivata anche la prima presenza con la nazionale maggiore nell'amichevole vinta per 1-0 sull'Irlanda del Nord. Il corrispondente dalla Turchia della Gazzetta dello Sport, Selçuk Manav, ai nostri microfoni ci descrive il giocatore. È un giocatore giovane, 19 anni, però di grande intelligenza tecnica e di grande visione di gioco, che Ersun Yanal, l'allenatore turco del Fenerbahce, lo conosce dai tempi di Manisaspor, è una squadra di serie B turca. Il problema nel Fenerbahce è che nel centrocampo ha tanti giocatori di talento e di esperienza, fa degli assist incredibili da 30 metri quanto 40 metri, perché ha una visione di gioco incredibile, tecnicamente anche senza rivale, solo che ha bisogno di giocare. E ha bisogno di un po' progressare la sua fisica. È un giocatore di differenza. Ma lui può giocare sia dietro le due punte o può giocare anche davanti alla difesa, ma non è difensivo, ma solo distruggere o registrare i palloni. Praticamente non è troppo forte e quando 1-1 con un difensore avversario in difficoltà, è molto fragile, quindi ha bisogno di più libertà e più offensivo. Il Fenerbahce dice sempre che il suo contratto finisce nel 2016 e non c'è prezzo per comprare Salih Uçan. Salih Uçan non sta trovando molto spazio in questa stagione, nonostante ciò l'interesse dei maggiori club europei resta vivo. Su di lui è piombato anche Walter Sabatini, che vorrebbe portarlo alla Roma a giugno. Non sarà facile strapparlo al Fenerbahce, dove per la sua tifoseria è diventato già un idolo.